Come comportarsi con un gatto che si lecca fino a strapparsi il pelo? Sembra una barzelletta effettivamente, ma invece capita anche abbastanza spesso. Ci sono alcuni gatti che, a furia di leccarsi, sempre in modo veramente anche brusco nel farlo, riescono a strapparsi il pelo, si mordicchiano alcuni. Ovviamente alla base di questo comportamento c'è un disagio che può avere varie nature. Può essere sia un disturbo alimentare, magari un'intolleranza alimentare. Un gatto che mangia un cibo che non tollera, oltre ad avere magari dissenteria, un malassorbimento intestinale, può avere dei disturbi alla pelle, un forte prurito, e quindi si mordicchia per compensare, diciamo, questo suo disagio. Una seconda ipotesi può essere anche qualcosa che c'è all'interno della casa che non tollera. Può essere un odore, un profumo, un odore di un altro animale, oppure l'arrivo di un altro animale. Nei gatti questo accade molto spesso, l'arrivo del secondo gatto. Quando abbiamo avuto per tanti anni il nostro micione tanto adorato, che è vissuto magari per 7-8 anni da solo, figlio unico, ad un certo punto abbiamo il gattino, il ruente che salta, che corre, che gioca. E il gatto anzianotto non sempre lo può tollerare e può alle volte scaricare il suo stress. Lo scarica dove? Nel corpo, morsicandosi, leccandosi e avendo degli atteggiamenti un po' strani rispetto al normale. Ovviamente questo non accade sempre, non è la regola. Ci sono alcuni gatti che accettano ben volentieri il nuovo arrivato. Però prima di dire oddio alle pulci, oddio che problema ha, oddio è impazzito, bisogna sicuramente fare una visita da un veterinario che stabilirà lo stato di salute della pelle del gatto. A quel punto verranno fatte delle analisi e si capirà se sarà un problema alimentare oppure un problema comportamentale. Però mi raccomando, seguite bene un gatto che ha questo disturbo, questo disagio, perché è una cosa molto seria. Qui di lato vi lascio due video dove rispondo ad altre vostre domande. Vi ricordo che per farmene di nuove non vi basta che iscrivervi su www.bauboys.tv e non dimenticate di iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo clip. Ciao Bow Boys!